Da sempre la Settimana Verde dell'Unione Europea è un'occasione per discutere di come sviluppare le politiche ambientali a favore della sostenibilità e della natura. Quest'anno la Green Week si è però concentrata sull'aspetto fondamentale degli investimenti nell'economia circolare, innovazione legata al riciclaggio e il riutilizzo per limitare gli sprechi e l'inquinamento. Fondamentale la creatività e le nuove idee da parte delle imprese, come ad esempio quelle premiate dal Life Best Awards 2015, un concorso che ha presentato progetti in grado di contribuire al risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente. E allora abbiamo visto tantissime le iniziative che hanno riguardato questa Green Week in Europa. Ci colleghiamo con Bruxelles con Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea, anche perché questa settimana sono stati assegnati anche i premi per il Life Best Awards 2015. È un premio che ha visto i vincitori per chi ha investito meglio sull'ambiente, più o meno è così, Enrico? Sì, sono stati premiati 11 progetti innovativi nel campo delle tecnologie verdi e della protezione della natura e dell'ambiente. Si tratta di progetti che provenivano da Cipro, Finlandia, Ungheria, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. Finanziati dal programma LIFE, che è un programma europeo che dal 92 ormai finanzia questi programmi innovativi verdi, diciamo, e che ha finanziato oltre 4.000 progetti mobilitando 7,8 miliardi di euro. Tra questi un progetto anche italiano, che è una tecnologia per sigillare meglio i forni, che ha dei riscontri molto immediati anche sulle bollette dei consumatori, perché dovrebbe permettere un utilizzo più efficiente dell'energia con un risparmio del 30% dell'energia usata attraverso queste nuove tecnologie usate per la sigillazione dei forni.